Amici Peaceman, ben ritrovati su Araxan Channel. Ho poca voce, questo quarto di finale Belgio-Italia è stato molto impegnativo e sicuramente ho perso 10 anni di vita, ma sono davvero felice. Dopo la partita con cuore, con coraggio e con forza, ho iniziato a preparare la videoanalisi nonostante avessi detto che probabilmente non ci sarei stato. C'è stato un cambio di programma. Sia chiaro, era tardi, ero stanco, ho preparato solo l'inizio. Ho seguito la partita dell'Italia in diretta presso la Ciurmalia, che saluto. Trovate il link della live in descrizione e ora un po' di pubblicità. Ricordo a tutti che il 21 e 22 agosto a Bisceglie ci sarà il B-Comics, il festival del fumetto e del cosplay, organizzato da La Tana del Nerd. È la seconda edizione dell'evento. Per maggiori informazioni contatta la Tana del Nerd, troverai il link nella descrizione qui sotto. Siamo arrivati a 200 iscritti, grazie a tutti. Se vuoi anche tu aiutare a crescere questo canale e non perderti gli altri video, iscriviti, e se vuoi attiva la campanella. Per iscriverti è semplicissimo, come bere un bicchiere d'acqua, clicca su iscriviti. Bene, e adesso, amici Peaceman, parliamo brevemente della cover e del titolo del capitolo, ovvero Jinbe vs Wuzhu. Come ormai sapete, quando faccio un video commento aspetto la versione dei Lupi Team. I Lupi Team sono un team storico e quando pubblicano la deluxe, credetemi, è per me una delle migliori, se non la migliore, traduzione del capitolo di One Piece. Trovate il link nella descrizione qui sotto. Riguardo la cover, è un'inutile cover a richiesta, con disegnato sopra Page One e Ulti, ovvero i due Tobiroppo che al momento sono stati sconfitti, secondo il rapporto stesso di Bao Wang. Nell'immagine c'è anche il resto della ciurma di Kaido. Come vedete nell'immagine vediamo Kaido, King, Queen, Jack, Sasaki, Black Maria e Uzu. Parliamo ora del titolo, Jinbe vs Uzu. Leggendo il titolo si pensa che ci saranno mazzate, e infatti è quanto predomina. Ma sarà solo così? Ovviamente no, e ne parleremo prossimamente! E ora parliamo del capitolo! Nel precedente capitolo, alcune parole di Wuzhu riguardavano il frutto di luce, cosa che ho già ampiamente analizzato nel video commento precedente, raccontandovi retroscena e che viene ripetuto anche qui, quando ci parla di Shanks e del cappello. Che dire, avevo ragione e diciamocelo, inserire nuovi elementi su certe cose dopo anni di scrittura ci può stare, ma non che sconvolgano l'intera opera, quindi nessuna sorpresa per me. Il 2018 poteva riaprirsi sul dialogo di Jinbe Wuzhu? Ovviamente no, non da subito almeno. Anche in questo capitolo abbiamo una breve panoramica, la cui frase che rimarrà impressa nei nostri cuori è senza ombra di dubbio quella di Usopp. Anche lui vuole cavalcare. Zeus, socio o compagno? Abbiamo un'altra cosa che mi ha lasciato con un interrogativo. Ahimè, non conosco il giapponese, anche se mi sarebbe piaciuto, e quindi vi dirò a cosa mi riferisco. In alcune traduzioni, Nami chiama Zeus compagno, e in altre socio. Per me, a secondo della traduzione, ha un significato molto diverso. Socio è qualcosa di distaccato, è un po' un partner d'affari, di business. Compagno, se il termine è nakama, include un legame molto forte. Insomma, essendo un capitolo con molti dialoghi, ci sono cose che sicuramente richiedono una traduzione più accurata. Una cosa è certa, Zeus non è il servitore di Nami, quello è Sanji, e ce lo ricorda lui stesso a fine di Whole Cake Island. Prima di parlare del tema scottante, mi vorrei soffermare ancora una volta sulla CP0. Guarda caso la CP0 proprio adesso inizia a parlare di un ex membro del governo. E quel membro di cui parla, guarda caso, è proprio Wuzhu. Chi l'avrebbe mai detto? Ora, davvero, ditemi l'utilità, fino ad ora, della CP0 in questa battaglia. Mi sembrano i cronisti della Rai quando commentano una partita, ovvero simpaticoni pagati con i soldi pubblici. Chi l'avrebbe mai detto? Ma andiamo avanti e parliamo brevemente delle mazzate. Wuzhu contro Jinbe. Mazzata a tutt'andare, e qui Oda ci ha deliziato davvero e lo ringrazio.
Sicuramente nell'anime ci faranno almeno due episodi, ma non è quello che mi interessa maggiormente quanto il dialogo tra i due, che apre lo scenario alla mia frase forse più iconica di tutte. In One Piece sono sempre più le domande che le risposte. Nel capitolo abbiamo alcune risposte, ma quella frase con quell'immagine di Nika apre lo scenario a tanti pipponi. Il sole, un tema ricorrente molto spesso in One Piece. Nel flashback di Noland e Calgara, volume 31, nella saga di Skypiea, gli Shanvia si rivolgono a diverse divinità presso l'altare del sacrificio, tra cui un certo dio del sole. Sempre a Skypiea, si può notare una certa analogia tra l'ombra di questo presunto Nika e il protagonista Luffy. Ad Elbaf, nel volume 86, nel flashback di Big Mom, vediamo gli abitanti del villaggio di Elbaf che celebrano, nella festa del solstizio, la morte e la rinascita del sole. I pirati del sole, guidati da Fisher Tiger, sembrano proprio gli uomini descritti da Uzu. Sappiamo dal flashback narrato da Jinbe nella saga degli uomini pesce che la ciurma era formata sia da ex schiavi sia da uomini liberi. Per me i pirati del sole erano un po' dei pirati eroi. Loro non uccidevano. Questo è valso a Jinbe il titolo di Cavaliere del Mare. Tiger libera gli schiavi che erano in mano ai draghi celesti. Su 20 potenziali famiglie oscure, una di loro si distaccò, i Nefertari, e tornarono ad Alabasta, e nella bandiera di Alabasta è presente un sole. Sempre nella saga degli uomini pesce abbiamo l'albero Eva, un albero gigantesco che assorbe la luce solare e la trasmette alle radici, trasmettendo anche ossigeno. È la fonte di luce dell'isola degli uomini pesce. Eva, l'albero del sole, della luce. Torniamo sempre nella saga degli uomini pesce. La Noa è la nave della promessa. Per quanto sappiamo ora, è la nave che condurrà gli uomini pesce verso il sole, ovvero in superficie, e così Joy Boy avrà mantenuto la sua promessa. Sempre nella saga di Fishman Island, volume 66, capitolo La strada che portava al sole, c'è uno dei monologhi off-screen forse più belli di tutto il manga, che vorrei leggervi. Sia quando si ferisce qualcuno, che quando si resta feriti, il sangue che scorre è comunque rosso. Non si poteva certo definire una strada, tanto era stretto e sottile. Eppure, attraversando pregiudizi e paure reciproche, e battaglie dove il sangue veniva lavato con il sangue, lasciandosi facilmente tutte alle spalle, quel piccolo tunicino poteva essere usato da tutti, più di qualunque altra illusione e fantasticheria. Era sì una strada che portava certamente verso il sole. Ragazzi, ho i brividi! E ora parliamo del nome che viene detto, Nika. Qui possiamo fare, secondo me, solo speculazioni. Etimologicamente parlando, sembrerebbe legato alla parola greca, Nike. La stessa parola che ha dato origine al famoso logo Nike, il cui logo, ormai divenuto un'icona popolare, deriva a sua volta dalla Nike di Samotracia, esposta al Museo del Louvre a Parigi. Ma torniamo a Nika. Questa parola appariva spesso sui cristogrammi nelle tradizioni greco-ortodosse e stava a significare Gesù Cristo vince. E spesso Gesù è stato associato anche al simbolismo solare. Questo sembra tornare al discorso del prescelto, e sinceramente questo discorso non mi piacerebbe molto. Voi cosa ne pensate? Sapete o avete trovato qualche altro su Nika? Fatemelo sapere qui sotto! E ora parliamo del titolo associato al nome di Nika, ovvero Dio del Sole. Molte civiltà hanno inserito nel loro culto il Dio del Sole, quella azteca, quella egizia, quella greca e anche quella nipponica e molte altre ancora. Dal disegno utilizzato da Oda mi verrebbe da pensare che si fa riferimento alle culture precolombiane. E ora, cosa si dice su questo presunto Nika Dio del Sole? Avrebbe riportato la risata, avrebbe messo fine alla sofferenza. Possiamo dire che Luffy sia Joe Boy e Nika sia il nome di quest'ultimo? Ai posteri l'ardua sentenza.
ora mi limito solo a mostrarvi alcune coincidenze, anche se ormai potremmo tranquillamente dire che Luffy, Joe Boy e Nika fanno riferimento alla stessa persona. A questo punto sorge un dubbio: Wuzhu era uno schiavo? Diciamocelo, questo rischio c'è. Per come descrive la sua cattività, sembra più riferirsi alla schiavitù che ad Impel Down. Aggiungo che il tatuaggio presente sul torace potrebbe far ripensare allo zoccolo del drago cavalcacielo, simbolo che i draghi celesti stampano a fuoco sulla loro merce. Il simbolo delle immagini che ho trovato non combaciano al 100%, ma Oda potrebbe inventarsi una delle sue. Sono curioso di saperne di più a riguardo. Una cosa è certa, Jinbe qualcosa sa. Forse qualche leggenda proveniente dall'isola degli uomini pesce oppure altro. E voi, cosa ne pensate? E ora facciamo un po' di previsioni! La prossima partita degli azzurri sarà contro la Spagna! Ah, lo sapevate, anche voi. E va bene, nel prossimo capitolo vorrei vedere Sasaki contro Franky. Ma probabilmente vedremo Black Maria versus Nico Robin. Contenti? Parlando d'altro, ho preparato una breve risposta al covo del disagio riguardo la loro tier list. Prima di tutto li ringrazio per la loro analisi, ma secondo me, come tutte le tier sui canali di One Piece che ho visto fino ad ora, l'analisi è falsata da un fattore. Se mi consideri gruppi o singoli, è palese che non possano offrire la stessa qualità, a meno che i singoli non annichiliscano la propria vita, ma nel mio caso non mi pare il caso. Poi beh, ci sono canali in attività da anni, altri da molto meno tempo, altri ancora che si sono presi pause, quindi fino ad ora non ho visto una tier list che prenda in considerazione tutte queste variabili. In ogni caso risponderò alla parte che riguarda il mio canale, anche se beh, cerco di seguire anche Facebook, Instagram, Telegram e Discord. Mi piacerebbe davvero andare più spesso in live, ma essendo da solo, mettermi a parlare da solo non mi diverte, è uno dei motivi per cui faccio poche live. Inoltre tendo a limitarmi per le live, perché sono in ottimi rapporti con altri canali, e non mi piace accavallarmi a loro se devo io andare in live contemporaneamente. Mi piace però tantissimo fare le live, e se potessi ne farei una ogni sera, ad avere gli ospiti e gli argomenti di cui parlare. Ogni tanto vengo invitato qua e là, ma il mio tempo è quello che è. In sintesi, fino ad ora delle tier list viste, anche se dicono cose giuste, sono tutte da cestinare per i motivi sopracitati. Troppe variabili non prese in considerazione. Ne approfitto per ricordarvi che One Piece Backstage Italia sta reclutando e potresti essere proprio tu ad entrare a farne parte. One Piece Backstage Italia è una pagina fondata da Bostoski, l'amministratore di OnePiece.it, tanti anni fa. È una pagina che parla di One Piece, ma ahimè da solo non riesco a seguirla. Quindi necessito di staff, potresti essere proprio tu. Spoiler, illazioni, disegni, cosplay a tema One Piece, contattami! O scrivendo qui sotto oppure privatamente. Siete arrivati fin qui? Se sì, scrivete un commento qui sotto con l'hashtag Jinbe. Ripeto, hashtag Jinbe. Prima di salutarci, vi ricordo che mi trovate anche su Instagram. Su Instagram trovate meme, spoiler, immagini One Piece ose, foto culinarie e non solo. Forse un giorno avremo anche il caffè. Inoltre siamo in piena fase europei e non possono mancare alcune immagini a riguardo. Per seguirmi anche su Instagram trovate tutte le informazioni nella descrizione qui sotto. E ora i saluti! Saluto il circolo del leoncino, veri massoni, veri eredi di ciò che fu conosciuto come gli Usopp. Saluto tutti voi che avete visto il video, sperando vi sia piaciuto. Saluto e ringrazio tutti gli iscritti e coloro che si iscriveranno. Ringrazio e saluto coloro che mi seguono sulla pagina di One Piece Backstage Italia. E ringrazio infine coloro che mi seguono anche sulla mia pagina personale Araxan. Se avete domande particolari su One Piece, suggerimenti su eventuali live, scrivete pure qui sotto, leggo e cerco di rispondere sempre a tutti. Ami One Piece, condividi questo video! Ricordo come sempre che i Lupi Team cercano editors, gli editors sono coloro che trascrivono i dialoghi sulle immagini delle scan, in lingua italiana in questo caso.
questo caso. Al fine di sostenere il canale, metti un like! E come sempre, ci vediamo al prossimo video, ciao!